Konnichiwa. Eccoci sul circuito veloce di ipertecnico di Suzuka, caratterizzato da asfalto abrasivo e carichi verticali sugli pneumatici superiori agli 800 kg. Per assicurare la giusta combinazione di prestazioni e durata, Pirelli ha deciso di portare qui l'accoppiata Hard e Medium. Ma come vengono sviluppate le mescole che scenderanno poi in pista nel corso della stagione? Dopo le simulazioni in laboratorio, i calcoli agli elementi finiti e diversi test indoor che sottopongono le coperture alle più gravose condizioni di utilizzo, è fondamentale la fase di sperimentazione in pista. Per questo Pirelli si avvale di due ottimi test driver, Lucas Di Grassi e Jaime Alguersuari. Il loro lavoro consiste nel valutare le mescole prototipo che Pirelli sviluppa. Ciò avviene durante specifiche sessioni di test, alla guida della nostra test car, la Lotus 2010, modificata per riprodurre i più recenti regolamenti. Una volta testati diversi prototipi, i piloti danno una loro valutazione soggettiva agli ingegneri su diverse caratteristiche di guida e di comportamento di ciascun prototipo e su come potrebbero essere migliorate le gomme per il futuro. L'uso di due collaudatori assicura ai tecnici due diversi punti di vista e opinioni, essenziali per sviluppare pneumatici che dovranno soddisfare 22 piloti. I test si svolgono su circuiti diversi per sottoporre le gomme a tutte le tipologie di stress che incontreranno nel corso della stagione ufficiale, anche se resta sempre un'area di imprevedibilità data dalla combinazione di diverse condizioni. Tutti i commenti e le valutazioni raccolte durante il test di sviluppo verranno poi analizzate ed incrociate con i dati di telemetria, acquisiti per mezzo dei sensori montati sulla test car. Quindi, solo dopo una lunga selezione, le gomme Pirelli sono pronte per scendere in pista.